Oggetto numero 3, risponde l'assessore Melasecche, interroga Pastorelli, consigliere lei? Perfetto. Consistenza dei reciproci rapporti economici tra Regione Umbria e Provincia di Perugia. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente, il titolo lo ha letto espressamente lei. Quindi, diciamo, in premessa direi che l'ex Presidente della Provincia di Perugia sostenne a mezzo stampa l'esistenza di un debito di circa 23 milioni della Regione Umbria nei confronti della Provincia di Perugia per le funzioni regionali attribuite alle province a seguito della legge regionale 2015, aggiungendo che, virgolette, quindi è un testo, una sua dichiarazione, nonostante i numerosi solleciti, la richiesta di incontri per giungere a una soluzione bonaria, la Regione si è mostrata sorda ai reiterati appelli e ad una diffida. In considerazione poi che per questo motivo il Consiglio Provinciale a maggioranza nella seduta del 30 settembre 2021 ha deliberato di trasmettere alla Corte dei Conti dell'Umbria tutti i relativi atti, visto che poi tra l'altro le funzioni regionali attribuite alla Provincia di Perugia riguardano l'ambiente, i trasporti e la viabilità regionale e che il debito riguarderebbe la gestione della rete stradale regionale, quindi interventi di nuova costruzione, ordinaria, straordinaria e di manutenzione, sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni sulla sicurezza stradale, ovvero funzioni attribuite alla provincia che impiega allo scopo risorse umane, finanziarie e strumentali proprie. Il problema è un problema annoso, come ammesso dallo stesso ex presidente della Provincia di Perugia a mezzo stampa, per il quale, sempre parole dell'ex presidente, i fatti risalgono in primis all'epoca Marini e pertanto non è un problema politico di questa giunta, con questa giunta, aggiungendo tra l'altro che di richieste ne sono state fatte tante a quella precedente cadute nel vuoto. Quindi, rilevato anche che il nostro assessore, l'assessore Enrico Melasecche, con delega alle infrastrutture, ha replicato a mezza stampa dichiarando di aver richiesto sul punto un parere al Ministero, affermando che si tratta di una questione giuridico-economico-finanziaria ed aggiungendo inoltre di aver studiato il dossier appena insediato, questo ce l'ha sempre detto lei, assessore, e di aver convocato alcuni incontri per dipanare una matassa ben più ampia di partite, in quanto la Regione deve avere indietro alcuni milioni di euro per l'IVA versata e non dovuta sui contratti di trasporto e per cui per questi motivi è stato richiesto un parere. La quantificazione della consistenza del debito in oggetto a seguito di studi approfonditi degli uffici competenti sarebbe poi risultata di molto inferiore a quella dichiarata dall'ex presidente della provincia. Ritenuto che sia necessario procedere ad un immediato incontro chiarificatore tra i rappresentanti delle parti, evitando uno scontro tra istituzioni che per funzioni e competenze devono assolutamente collaborare reciprocamente al fine di trovare un accordo per una risoluzione positiva e definitiva dell'annosa vicenda per il bene della collettività umbra. Quindi per questo motivo interroghiamo la Giunta regionale e l'assessore competente per conoscere la situazione esatta dei reciproci rapporti economici tra Regione Umbria e Provincia di Perugia e i propri intendimenti rispetto alle modalità e possibilità di addivenire ad una soluzione rapida e positiva della vicenda in oggetto. Grazie Presidente. Prego, assessore Melasecche. Tutto ha avuto inizio con la DGR 152 del 19 febbraio 2018 che approvava l'intesa fra la Regione Umbria e le province di Perugia e Terni per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 del 2015, annualità 2016, e si quantificava in euro 6 milioni l'importo per la manutenzione ordinaria delle strade regionali per gli anni 18, 19 e 20. Questo accordo, a fronte della richiesta della provincia di Perugia per 5 milioni 89 mila annui e provincia di Terni
per 2.183.000 impegnava la Regione a concedere solamente 2 milioni di euro l'anno cumulativi per entrambi gli enti nel quinquennio 2018-2022. L'accordo rinviava per la corretta quantificazione delle somme da riconoscere alle due province all'esito, virgolettato, di tavoli tecnici al fine di una più esatta determinazione delle somme dovute alle province per il 2016 e che pertanto l'importo erogato annualmente potrà anche essere rivisto in funzione di questa determinazione. Con lo stesso accordo si stabiliva di attivare, virgolettato, un tavolo di confronto al fine di individuare le modalità di copertura della spesa per le funzioni sia del 2017 che dal 2018 in avanti. Tale tavolo dovrà concludersi entro il 30 aprile 2018. In forza di questo accordo, che come abbiamo visto era tutt'altro che chiaro e definito negli importi da riconoscere, la provincia di Perugia ha impropriamente continuato a prevedere nel proprio bilancio un'entrata da trasferimenti di risorse da parte della Regione Umbria pari a circa 5 milioni di euro annui, a fronte di un impegno nel bilancio regionale di gran lunga inferiore, arrivando quindi a quantificare un credito di 23.591.952 per il periodo 2016-2020. Purtroppo l'auspicato confronto fra le parti per la determinazione dell'importo esatto da riconoscere alle province non c'è mai stato e pertanto con il trascorrere degli anni si è venuto a creare un grave squilibrio dei conti che la nuova amministrazione regionale si trova anche in questo settore a dover gestire. Ora, fin dai primi mesi del 2020, l'assessorato ai trasporti ha cominciato una puntuale ricognizione dei debiti e crediti tra regioni ed enti locali, riscontrando peraltro che i comuni e le province non avevano mai rimborsato, salvo rari casi, alla Regione dell'Umbria l'IVA pagata per lo svolgimento in loro favore del servizio trasporti per un ammontare stimato di circa 20 milioni, di cui 6 milioni e 727 mila a carico della sola provincia di Perugia. Purtroppo la pandemia da Covid ha provocato un forte rallentamento della normale attività amministrativa della Regione, che ha dovuto concentrare tutte le risorse umane e strumentali nella gestione dell'emergenza cessata solamente il 31 marzo 2022. Ricordo che il settore trasporti è stato gestito ad interim dal dirigente opere pubbliche in assoluta emergenza fino a pochi mesi or sono. Nella seconda metà del 2021 l'assessorato ai trasporti ha potuto riprendere l'attività di ricognizione di crediti e debiti ancora pendenti fra due enti, coinvolgendo oltre ai suoi servizi anche quelli della provincia. Qui ci sono stati vari incontri, in modo particolare l'attività ha visto coinvolto il servizio trasporti, prima nella persona del dirigente Gattini ad interim, poi del dirigente Naldini e il servizio ragioneria della provincia di Perugia nella persona del dottor Orvietani. In esito a questa attività il credito di 23.591.000 vantato dalla provincia di Perugia si è fortemente ridimensionato, scendendo da 23,5 a 13.004.000, al quale andrebbero detratti i 6 milioni di IVA da rimborsare alla Regione, che farebbero scendere il credito a soli 6.695.000 per l'annualità 2016-2020. Ora, aggiungo, recentemente il parere legale dell'Avvocatura regionale conferma il diritto della Regione di chiedere alle province e a quei comuni interessati l'importo complessivo dell'IVA in uniformità rispetto a quanto sostenuto dalla provincia di Perugia. Pertanto è auspicabile un accordo che eviti ulteriori rinvii, anche perché la Corte dei Conti sollecita giustamente nel giudizio di parifica la Regione a definire tutte queste partite pregresse
che da anni hanno creato incertezze nei bilanci di vari enti e disfunzioni ripetute che questa giunta e questo assessorato in particolare da oltre un anno sta cercando in tutti i modi di affrontare e risolvere. Ricordo che le partite riguardano settore patrimonio, settore formazione professionale, settore strade e settore fiscale per quanto riguarda l'IVA. Noi, per quanto riguarda l'assessorato ai trasporti e infrastrutture, abbiamo di fatto accertato quali sono le cifre di nostra competenza. Occorre adesso velocemente arrivare a definire tutte le altre partite che non riguardano i trasporti, in modo tale da chiudere questa vicenda incredibile, perché non è possibile trascinare da molti anni tutte queste partite con importi milionari che portano indubbiamente a problemi sia per le province, per i comuni, ma soprattutto anche per la regione. Grazie. Replica consigliere Pastorelli. Sì, innanzitutto ringraziando l'assessore per l'esaustiva risposta e anche per l'impegno che mette giornalmente nell'espletamento delle sue deleghe, ma evidentemente l'assessore ha fatto un quadro abbastanza chiaro che riporta, diciamo, alla luce, diciamo, gran parte della verità di questa vicenda annosa. Lei ha specificato giustamente che per quanto riguarda il suo assessorato questi sono i dati, questo è quello che è riuscito a fare, quindi aspettiamo che magari l'altra parte possa essere in qualche modo definita e poi in modo da avere un incontro risolutivo con la provincia per chiudere anche questa ennesima partita che abbiamo ereditato dall'amministrazione di centrosinistra. Quindi chiudiamo il quadro anche su questo e speriamo di non trovarne altri. Grazie assessore. Oggetto numero 4, in quanto l'assessora Gabita è malata, risponde il vicepresidente Morroni alla interrogazione della consigliera Meloni, prima firmataria del consigliere Bori. Prego, consigliera Meloni. Grazie presidente, cercherò di velocemente esporre i concetti principali di questa interrogazione che ormai insomma sono noti un po' a tutti. Intanto la premessa è che purtroppo questa guerra ci sta portando, come sappiamo, un flusso importante di profughi, in particolar modo le persone che più si trovano in difficoltà sono le donne e i bambini in particolare. Secondo i dati che ci ha fornito l'UNICEF, un bambino su due ha lasciato l'Ucraina e in Italia sono circa 26.000 i minorenni arrivati dall'inizio della guerra su un totale di circa 67.000 profughi. Più di 5.000 sono stati per fortuna inseriti nelle scuole per continuare un percorso di formazione e di educazione bruscamente e dolorosamente interrotto. Ora, il Ministero dell'Istruzione sappiamo che ha disposto un finanziamento di oltre 1 milione di euro, destinati soprattutto alle scuole, che sono, diciamo, l'istituzione che per fortuna coinvolge significativamente nella mediazione culturale e nella formazione dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi e quindi anche delle famiglie provenienti dalle zone di guerra. Ora, gli ultimi dati ci riferiscono che in Umbria sono circa 160 gli studenti ucraini nelle nostre scuole, ovviamente 115, quindi in larga maggioranza nella provincia di Perugia, e 45 nell'area ternana. Il numero di ingressi è più importante nella scuola primaria e nell'infanzia, per poi calare alle medie e alle superiori. Ora, noi abbiamo appreso del grave episodio avvenuto a Marciano, che ha visto coinvolti tre bambini che avevano, le cui famiglie accoglienti avevano fatto una richiesta per, diciamo, il trasporto e l'iscrizione alla mensa e sono stati sostanzialmente non negati ma fatti rientrare nella fascia di ISE più alta e quindi è stata fatta una richiesta alle famiglie che accoglievano di pagare il massimo della quota proprio perché non è stata potuta corrispondere l'ISE, che naturalmente non esisteva, perché per chi scappa dalla guerra ovviamente è anche impossibilitato a portare con sé tutti quelli che sono i beni materiali, ma a maggior ragione insomma
una comunità come quella di Marciano, che è sempre stata contraddistinta in questi anni dall'accoglienza, da grande attenzione ai servizi sociali, al tema dell'inclusione, alla mano tesa nei confronti dei più deboli e più fragili, questa è stata una notizia che è balzata anche alle cronache locali proprio per, diciamo, la veramente disattenzione, che è un termine anche molto blando per poter definire questa situazione. E quindi negando anche quello che è il valore socio-educativo, ma il valore, diciamo, di solidarietà, che dovrebbe almeno in questi casi essere d'obbligo nei confronti di persone che arrivano dalla guerra e che vivono un profondo disagio, una profonda crisi e grande dolore, non solo ovviamente fisico ma anche psicologico. Chiaramente il comune di Marciano, come tutti gli altri comuni, sapeva dell'arrivo dei profughi, ma tutto questo non è evidentemente bastato a porre un occhio in più e un'attenzione in più nei confronti di queste famiglie accoglienti, ma soprattutto di questi bambini. Per noi questo è stato un evento fondamentalmente increscioso, lo abbiamo anche denunciato perché riteniamo che, al di là di quello che è il pensiero politico, io personalmente non ho mai neanche strumentalizzato episodi fin tanto che non ce ne fosse la necessità di approfondire o la chiarezza anche da parte di chi ha posto in evidenza quanto avvenuto, e soprattutto perché va a ledere quella che è davvero la dignità umana anche di chi vive momenti di profonda difficoltà. Quindi quello che noi chiediamo alla Giunta regionale è di sapere quali azioni sono state messe in campo per l'accoglienza, con quali risorse anche nelle modalità, come sono stati coinvolti gli enti locali, proprio perché episodi come quelli avvenuti a Marciano non possano più verificarsi. Grazie. Prego, Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Meloni, in relazione all'episodio avvenuto nel Comune di Marciano, la Giunta regionale può limitarsi a riportare quella che è la ricostruzione effettuata dal Comune ed espressa attraverso un comunicato ed una relazione che viene lasciata naturalmente agli atti. L'amministrazione regionale, in considerazione della grave emergenza umanitaria conseguente agli eventi bellici in Ucraina e dei crescenti flussi migratori verso l'Europa di profughi provenienti dalle aree del conflitto, per far fronte a tale emergenza si è immediatamente attivata al fine di dare una risposta tempestiva e adeguata ai rifugiati ed in particolare ai bambini e ai ragazzi accolti nella nostra regione. La Giunta in data 23 marzo 2022, con la delibera numero 267, su proposta dell'assessore Agabiti, ha previsto un programma straordinario di interventi a beneficio dei profughi provenienti dall'Ucraina, in complementarietà e ad integrazione dei programmi di carattere nazionale di accoglienza dei profughi. In particolare sono state previste misure su tutto il territorio regionale, relativamente alla fornitura di supporti didattici necessari, supporto di carattere psicologico e per la mediazione linguistica, nonché specifici servizi per soggetti con disabilità, al fine di aiutare l'inclusione e l'integrazione dei profughi in età scolare e prescolare nei servizi socio-educativi all'infanzia e nei programmi didattici delle istituzioni scolastiche. La Giunta ha previsto per tali finalità un primo stanziamento pari a 200.000 euro a valere sul bilancio regionale di previsione 2022-2024, da assegnare ai comuni e alle istituzioni scolastiche della Regione sulla base del fabbisogno manifestato. Nella medesima delibera sono stati inoltre previsti programmi di inclusione per tutti gli studenti universitari nei percorsi dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri, nonché delle altre istituzioni dell'istruzione terziaria. I programmi gestiti in sinergia con ADISU prevedono la fornitura di alloggi, ristorazione e servizi assimilabili, nonché l'erogazione di un sussidio economico straordinario pari a euro 400
Per quest'ultima misura è stato previsto un intervento di 150.000 euro a valere nell'ambito della disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 22-24 dell'ADISU. L'amministrazione regionale, inoltre, valutando gli sviluppi della situazione emergenziale che sta vivendo l'Ucraina, delle misure di carattere nazionale e delle necessità degli enti locali e delle istituzioni scolastiche, si riserva ulteriori eventuali interventi di natura finanziaria a sostegno dei profughi ed in particolare di quelli in età prescolare, scolare e universitaria. La Giunta regionale, al fine di dare una più rapida attuazione a quanto deliberato, si è attivata presso l'ANCI regionale per favorire l'istituzione di un tavolo di coordinamento al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai fabbisogni di tutti gli enti locali con il supporto dell'ufficio scolastico regionale. Grazie. La replica, consigliere Bori o Meloni? Bori? Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. Ma accogliere, soprattutto in questo momento storico, è un dovere morale, etico, civico, ma anche e soprattutto istituzionale. Quello che è accaduto, e mi va di ripartire da ciò che ha detto la sindaca del comune, cioè carta canta, ecco, quello che è accaduto lo vediamo dalle carte e corrisponde alla ricostruzione fatta dal Partito Democratico locale, dai giornali e da noi in questa sede. Purtroppo, per cialtronaggine, per retropensieri, si era chiesto a dei profughi che scappavano dalle bombe e dalla guerra di presentare il proprio ISEE per poter accedere ai servizi, alternativamente gli sarebbe stata applicata la tariffa massima. Ora, l'idea che chi scappa dalla guerra abbia un ISEE da presentare è ridicola. Per cui noi a questo stiamo, alla carta, a ciò che è scritto e a ciò che è dimostrato. Che poi, visto il clamore mediatico, e saremmo contenti se smetteste di portarci sulla stampa a livello nazionale per queste cose, ma per qualcosa di buono, visto il clamore che ha suscitato a livello nazionale, poi si è corsi ai ripari. Però noi siamo stanchi di dover correre ai ripari, siamo stanchi che l'Umbria sia rappresentata così a livello nazionale e a livello locale. Per cui la richiesta è che eventi come questi non accadano più, e purtroppo sono accaduti e erano sotto gli occhi di tutte e tutti. Grazie.